Quindi, allora, a Palermo per presentare il mio secondo documentario, che è il seguito di uno che hai visto te 3 anni fa al Festival di Torino, che dopo Torino mi ha portato molto bene e ha avuto un grande successo. Ovviamente non si parla mai di guadagni, di soldi, niente, sai, la nostra cinematografia è povera e rimarrà povera, ma di grande consenso. Tra l'altro, da questo film è uscito un trattato, 3 autrici mi hanno regalato la loro opera, è stato pubblicato dall'edizione Croce, porta, di cui risulto io l'autrice, porta lo stesso titolo del film, l'altra metà del cielo, ed è stato testo di esame all'Università di Firenze, Geografia di Genere, un grande onore per me, ma sicuramente il più grande onore è essere riuscita con grandissime difficoltà entrare nelle scuole, adesso di Roma e della provincia di Roma. Ecco, questa per me era la mission che non ho mai voluto credere impossibile e che adesso credo ancora di meno impossibile, ma è stata molto sofferta, molto, molto, molto dura. E se sono riuscita a entrare nelle scuole è veramente per la lungimiranza dei presidi e anche l'aiuto, devo dire, del vicepresidente della provincia di Roma, Cecilia D'Elia, che mi ha portato nel primo liceo, e in quel liceo ci sono tornata per 2 anni ed è successa una cosa meravigliosa con quel film che dovresti aver visto tu a Torino 3 anni fa, perché un ragazzo si è alzato, c'erano 100-150 studenti, l'aula magna, quindi era pieno di studenti di quel liceo, si è alzato e ha detto: va bene, volete sapere se sono gay? Sono gay. Io sono scottata a piangere perché la commozione è stata tanta, ma anche il senso che quello che stavo facendo era giusto, e quindi ho fatto il seguito di quel film e mi propongo di farne addirittura un altro, una trilogia, mi auguro addirittura una saga, chi lo sa. Vabbè. Questo è... Invece, per quanto riguarda la parola queer, sì, che dà il nome a questo festival, sì, che è una parola che di per sé ha cambiato significato tanto, cioè, da che in Inghilterra nell'Ottocento significava semplicemente strano, ora significa gay, ora viene accostata alle tematiche LGBT. Per te cosa può significare? Questo per me può significare libertà. Queer per me è libertà, è un fatto culturale, vuol dire sei quello che sei, omosessuale, bisessuale, trans, sei quello che tu senti di essere, e queer in qualche maniera per me ci raccoglie tutti. E ci raccoglie forse nella migliore maniera, come senso di comunità diversificata, ampia, colorata, ma io dico molto bella. Va bene, allora magari continuiamo la chiacchierata domani. Ricordiamo che l'altra metà del cielo sarà... No, non l'altra metà del allora, cielo, mi rovini il scusa, titolo scusa, che è mio, a cui ci tengo. Va bene. È l'altra metà del cielo, e credo che sia importante il titolo perché è significativo. L'altra metà del cielo sono le donne, noi siamo le donne lesbiche, l'altra metà del cielo. E sarà martedì 2 giugno a che ora? Questo sì, no, è venerdì, mio caro, ecco. Domani è sabato, non ti preoccupare, è sabato, domani sera alle ore 22, bene, qui a Palermo vi aspetto numerosi. Bene, grazie.